Il Natale si avvicina. Se volete i vostri amici pelosi, profumati ed in ordine per il periodo natalizio, prenotate per tempo la toelettatura dagli amici di Isotta a Bedonia, telefonando al numero 329 6484 544. Prepariamoci all'arrivo di un nuovo ribaltone termico che interesserà anche il parmense. Dal gelo invernale di questi giorni si torna alle temperature miti dell'autunno. Da domani, domenica 24 novembre, è previsto infatti un deciso aumento. Sino a giovedì la colonnina di Mercurio oscillerà tra i 10 e i 15 gradi, complici venti miti e umidi. Anche le minime saranno destinate a salire, attestandosi tra i 3 e i 9 gradi. In queste ultime ore il termometro ha registrato gelate estese con formazione di vetro ghiaccio e la prima neve caduta anche a quote relativamente basse. Da domani però tutto cambia. Il sole splenderà per diversi giorni, regalandoci giornate tipiche di fine settembre. La pioggia è prevista nella giornata di martedì 26. La riqualificazione del tendone del campo da tennis al coperto si farà, lo assicura il primo cittadino di Borgotaro, Marco Moglia, a meno di 24 ore dalla notizia della raccolta firme avviata da un gruppo di cittadini e dalla lettera inviata al sindaco nella quale si chiedeva per l'appunto la sistemazione del tendone di Velto lo scorso febbraio dal maltempo. L'amministrazione comunale, in esito alla interlocuzione iniziata mesi fa con il gestore dell'impianto, scrive Moglia, ha deciso di destinare nel prossimo Consiglio Comunale 46.000 euro per la riqualificazione del tendone, un intervento che consisterà nella sostituzione ex novo dell'intera copertura dell'impianto sportivo. Queste risorse sono state stanziate solo dopo la conclusione degli iter assicurativi ed amministrativi previsti dalla legge e che purtroppo non vanno di pari passo con la stagionalità e la fruibilità dell'impianto sportivo, ha proseguito il sindaco. Questa struttura viene utilizzata da tantissimi cittadini e turisti e pertanto abbiamo ritenuto doveroso provvedere alla riqualificazione degli impianti che sono luogo di benessere, aggregazione sociale e inclusione. La priorità ora è quella di accelerare la realizzazione dell'opera e far sì che un'attività così preziosa non subisca una possibile interruzione considerata la stagione alla quale stiamo andando incontro, spiega il consigliere delegato allo sport Davide Marchini. Continuiamo a lavorare per far sì che la nostra comunità abbia impianti sportivi più variegati ed accessibili a chiunque e a questo proposito ci saranno novità di cui daremo presto notizia. Soffia! Soffia!